Soprattutto questi sono giornalisti. Vai. Soprattutto questi giornalisti. Ditemi quando ci sono Massimo. Dai, io chiamo il volo. Puoi registrarlo? Sì. Ah, quindi chiamate tutti, aspetta un attimo, chiamo sì, che devo fare? Tanto sta qua, c'è niente da fare. Dice che va di fretta, ma c'è niente da fare in blef. C'è il treno. Ma aspetta tu. Oh, c'ho Oddo qui, mi dai la linea? Sì, Alessio, sì. Marco, dovresti uscire di qua. Marco, mi sentite? Siamo? Sì, okay. Eccoci. Massimo Oddo, sì, ragazzi, siamo qui, che c'è Massimo Oddo qui sotto da noi. Come ha visto la squadra biancoceleste? No, una buona prestazione, non dai contenuti agonistici elevatissimi, ma d'altronde davanti c'è una squadra che si è chiusa molto bene dall'inizio alla fine, perché nonostante abbia subito poi due gol, non si è mai sbilanciato, non ha cercato di creare nulla di concreto. La differenza più importante che tu noti tra Lazio di quest'anno e quella dell'anno scorso? Ma più personalità anche nella gestione del pallone, nella ricerca poi di giocate vincenti, da dove magari sono le squadre come oggi che si ha un po' più di calma nel ricercare le giocate. Grazie a Massimo, a voi ragazzi.